La sfida di questo territorio, la responsabilità delle istituzioni è quella di mantenere una qualità del controllo del territorio, della prevenzione, del contrasto alle varie forme di criminalità monitorata e controllata. Il sottosegretario Nicola Molteni ha incontrato il prefetto Daniele Lupo e i rappresentanti delle autorità locali, sostenendo che l'impegno del Ministero dell'Interno attualmente si posiziona su tre fronti: potenziare gli organici, investire nella videosorveglianza dei territori e riformare la struttura della polizia locale. Le forze di polizia pagano alcune scelte sbagliate fatte nel passato, della macelleria, si è fatta in passato della macelleria sociale sulle forze dell'ordine. Nell'ultima legge di bilancio stanziamo, e non sarà l'unico finanziamento, 100 milioni all'anno per 10 anni proprio per rafforzare gli organici, quindi non solo coprire il turnover ma anche quella carenza di organici che ovviamente va sopperita per alzare il livello di qualità della sicurezza sul territorio. Quindi potenziamento degli organici, continuiamo a investire sulla videosorveglianza, 8 comuni, o meglio 8 progetti, dei quali 6 comuni e 2 unioni dei comuni della provincia di Piacenza per circa 400.000 euro ricevono finanziamenti sulla videosorveglianza, che diventa uno strumento di deterrenza fondamentale, finanziamenti anche per il contrasto alle truffe nei confronti degli anziani. E l'altra grande sfida che noi abbiamo è quella della riforma della polizia locale, non solo una riforma ordinamentale ma quello di consentire, ma anche di consentire agli enti locali di poter assumere più agenti di polizia locale, perché in una logica di sicurezza integrata partecipata urbana la collaborazione tra le polizie nazionali e le polizie locali, il ministero, i territori e gli enti locali diventa assolutamente indispensabile per alzare la qualità del livello della sicurezza in un territorio importante come questo.